giornata, fuochi d'artificio per tutti i vincitori delle varie leghe e delle varie coppe. Soprattutto fuochi d'artificio in onore per chi ha vinto lo scudetto in Serie A, alla mitica Dolphins, al suo fantallenatore Christian Ledei, con un strepitoso testa a testa con Tottenham è riuscito a strappargli a pari punti grazie al vantaggio reti lo scudetto. Un applauso per Christian Ledei e alla sua Dolphin. Ma bando alle ciance, iniziamo subito l'ultima giornata. Dove Dolphins e Tottenham si giocavano lo scudetto, all'ultimo sangue, all'ultimo punto, ed entrambi hanno vinto, ma Dolphins, grazie alla differenza reti, è riuscita ad accaparrarsi lo scudetto. Complimenti Christian, bellissima vittoria e bellissimo campionato. Quindi andiamo con i restanti risultati, dove Carasuno ha perso in casa 1-2 contro la Tenazza, Real Eagles ha perso in casa 1-3 contro Rimini Bianconera, Dolphins ha vinto 2-0 contro Beverly, Juventus Bologna ha vinto 3-2 contro il Granata, Tottenham ha vinto 4-2 contro The Hammer, Atletico Faldone ha vinto 3-2 contro Rito United. Passiamo alla classifica, quella sul campo, senza penalizzazioni, e poi alla fine di tutto andremo a vedere cosa e come hanno inciso. Quindi Dolphins ha vinto lo scudetto, ancora complimenti. Tottenham secondo 56 punti, complimenti anche a Tottenham, grandissimo campionato. Con la Tenazza a 52, complimenti anche lui. Rito United 48, Granata 47, Atletico Faldone 46, Real Eagles 44, Rimini Bianconera 43, The Hammer 40, retrocessi sul campo Carasuno 36, Juventus Bologna 34, Beverly sempre 34. Passiamo alla Serie B, dove Dolphin, pur perdendo, è riuscito a guadagnarsi la vetta della classifica. Quindi, Toromania ha vinto 2-0 contro Ras della Fossa, Dolphins appunto ha perso 1-3 contro Asti, Cuore Inter ha perso 2-3 contro S Cella, An 75 ha perso 3-5 contro un grandissimo Scarsenal, Atletico ma non troppo ha vinto 3-1 contro Forza Inter. La classifica sul campo vede Dolphins al primo posto 54 punti, Toromania 51, AS Cella 48, questi i primi tre, seguiti da Atletico ma non troppo, Scarsenal, Ras della Fossa 47, Forza Inter 45, An 75 44, retrocessi sul campo Cuore Inter 43, Asti 32. Anche in Serie C il primo in classifica perso ma è riuscito a tenere comunque la sua posizione. Quindi partiamo con Torino FC che ha vinto appunto contro Thunder per 3-2, Atletico Sant'Antonio pareggiato 2-2 contro l'Epina Colata, Parma ha vinto 3-2 contro l'Omax, Dolphin ha vinto 4-1 contro Perdentos, FC Montebello ha perso in casa 1-2 contro Phoenix. La classifica vede Thunder al primo posto a 61 punti. Complimenti per la promozione, Phoenix a 52, Lomax 49, FC Montebello 48, Torino FC 47, Perdentos 40, Parma 39, Dolphins 37, retrocessi l'Epina Colada e Atletico Sant'Antonio. Passiamo alla Serie D, dove Atletico ogni tanto, pur perdendo, ha mantenuto, come si pensava, il primato della classifica. Quindi Atletico ogni tanto perso fuori casa 3-2 contro il Presidente, il Boca pareggiato 0-0 contro Nespir, Kings Napoli 1-1 contro Terrassini, Hellas ha perso in casa 2-3 contro Ciperuta, Diavolo Rossonero ha vinto 3-2 contro Er Pupone. La classifica vede al primo posto Atletico ogni tanto, complimenti per la promozione, seguito da Er Pupone 54, AC Perugia 50, Diavolo Rossonero 47, Hellas 45, Nesquir 42, Kiss Napoli 40, Terrassini e Boca retrocessi sul campo rispettivamente a 36 e a 22 punti. Passiamo alla Serie Q, dove le prime due hanno pareggiato e Modena, grazie al punticino che Santa Lucia ha fatto grazie al pareggio, non è riuscito ad agguantare il secondo posto pur vincendo. Quindi passiamo ai risultati, dove Real Garruccio ha pareggiato 0-0 contro Santa Lucia, Real Bari ha vinto 3-0 contro Treverso 7, SC Cipparelli ha vinto 3-0 contro Celtic, Calypso ha pareggiato 2-2 contro il Presidente, Modena ha vinto 1-0 contro Real Galacticos, Athletic Balboa
ha pareggiato 2-2 contro Fantalla 97. La classifica vede Fantalla 97 al primo posto a 60 punti. Complimenti per la classifica, per il primo posto. Santa Lucia 57, Modena 56, SC Ciparelli 53, Calipso 51, Real Galacticos 44, Balboa 41, Real Bari 39, Real Garruccio 35, retrocesse sul campo Celtic 33, Universo 7 26. Siamo alla Serie P, dove Stella Azzurra, pareggiando, è riuscita a mantenere il primato in classifica, nonostante la vittoria della leggenda del Toro. Quindi Boca ha pareggiato 0-0 contro The Scorpion, AC Real ha perso in casa 0-2 contro Catania, la leggenda del Toro secco 3-0 contro Scrotone, lo Spollo Sermano pareggiato 2-2 contro Stella Azzurra, FC Inter ha perso 0-3 contro AC Gioiese. La classifica vede Stella Azzurra 63, la leggenda del Toro 62, The Scorpion 60, Cigioiese 55, lo Spollos 48, Catania 46, Bocca 35, Scrotone 28, Real Mondello 13, retrocesso sul campo con 12 punti FC Inter. Siamo al mitico super campionato, dove dobbiamo fare i complimenti ancora a Fantalla 97, che è arrivato al primo posto, oltre ad essere arrivato al primo posto in Serie Q. Quindi i risultati sono: la Tenazza ha perso 2-3 contro Rimini Bianconera, Perdentos ha perso 1-2 contro The Hammer, Bocca ha perso 3-2 contro Rito Knight, Phoenix ha vinto 2-1 contro Cuore Inter, Dolphins ha perso 1-3 contro Atletico Ogni Tanto, Diavolo Rosso Nero ha perso 2-3 contro Fottenham, Santa Lucia ha pareggiato 0-0 contro Rush della Fossa, Atletico Malontropo ha pareggiato 2-2 contro An 75, Torino FC ha vinto 3-2 contro Fantalla 97, Atletico Sant'Antonio ha vinto 1-0 contro Real Eagles. La classifica vede al primo posto, come dicevamo prima, Fantalla 97 52 punti, seguito da Rimini Bianconera 43, Atletico Ogni Tanto 43 insieme a Fottenham e Santa Lucia, Torino FC 42, Perdentos 41, Phoenix 40, The Hammer 39, An 75 38, Dolphins 34, Cuore Inter, Diavolo Rossonero 33, Ras della Fossa 32, Atletico ma non troppo, La Tenazza 31, Rito Knight 27, Real Eagles, Atletico Sant'Antonio, Boca per le ultime tre posizioni. Passiamo alla finalissima dell'emozionantissima Supercoppa, dove Torino FC ha vinto per 3-0 contro Santa Lucia. E il campione della Supercoppa è il nostro presidente. Complimenti Mirko. Per la finalina del terzo e quarto posto, Fantalla 97 ha vinto 3-2 contro l'Atletico. Complimenti anche a Fantalla 97. Per ultimo, ma non ultimo, passiamo allo spettacolare bomba, dove Forza Inter con 1772 punti, punto 25, ha vinto il campionato, seguito da Erpone a 1700, punto 25. Terzo, Cuore Inter con 1685.5 punti, seguito da Atletico Ogni Tanto, Rimini Bianconera, Atletico Sant'Antonio, Hellas Madonna, Kiss Napoli, Il Granata, An 75, Fottenham, Beverly, Modena, Perdentos, Diavolo Rossonero e ultimo Real Galacticos. L'Albo d'Oro vede Igos 07, quest'anno Phoenix, per il secondo anno vincente in Serie A, quest'anno ancora vincente in Serie B, FC Thunder vincente in Serie C, Atletico Ogni Tanto vincente in Serie D, Fantalla 97 vincente in Serie Q. Complimenti ragazzi, questi sono i vincitori di tutte le mitiche leghe. Passiamo all'Albo d'Oro delle coppe, dove la Tenazza ha vinto la Champion, il Torino FC ha vinto la Supercoppa, AC Perugia ha vinto il campionato regina, Forza Inter ha vinto il Bomba, Fantalla 97 ha vinto il supercampionato. Complimenti anche a questi fantallenatori. Passiamo alla composizione delle leghe del prossimo anno, dove grazie agli emozionanti spareggi e alle penalizzazioni che purtroppo hanno rivoluzionato e ribaltato le classifiche, vediamo come sono composte, partendo dalla Serie A, dove abbiamo Dolphins, Fottenham, La Tenazza, Il Granata, Atletico Faldone, Real Eagles,
The Hammer, Carasuno, Juventus Bologna e dalla Serie B a S Cella, Atletico ma non troppo e Forza Inter, retrocessi Rimini Bianconera, Beverly e Rito Unite. La formazione della Serie B per il prossimo anno vede Rimini Bianconera, Beverly, Rito Unite venire dalla Serie A, Dolphins, Tormania, Scarsenal, Rasa della Fossa, A75, Thunder e Phoenix che vengono dalla Serie C, retrocessi Cuore Inter e Asti. La Lega della Serie C è composta da Cuore Inter e Asti provenienti dalla Serie B, Lommas Gradara, Torino FC, Parma, Dolphins, Lepina Colada, Atletico Sant'Antonio. Dalla Serie T sono risaliti Atletico ogni tanto e Er Pupone. La Serie D è composta da AC Perugia, Diavolo Rosso Nero, Hellas Madonna, Nesquil, Kis Napoli, Terrasini, Fantalla 97 proveniente dalla Serie Q, Santa Lucia, sempre dalla Serie Q, insieme a Modena FC. In più il nostro presidente. Per la Serie Q abbiamo Boca, proveniente dalla Serie D, SC Ciperelli, Calypso, Real Galattico, Atletico Balboa, Real Bari, Real Galluzzo, Lepri, Stella Azzurra, The Scorpion e AC Gioiesi, proveniente dalla Serie P, retrocessi Celtic e Universo 7. Anche quest'anno si è conclusa la nostra Superlega. Siamo arrivati all'ultima giornata, dove ci sono stati vinti e vincitori, dove molti fantallenatori hanno gioito, ma altri fantallenatori hanno la mare in bocca. Ma si rifaranno sicuramente nel prossimo supercampionato, dove c'è già il logo e dove ci sono già tutte le formazioni. Quindi io vi auguro una buona serata a tutti e una buona estate. E mi raccomando, ci vediamo per i sorteggi. Ciao raga!